Se siamo riusciti a realizzare tutto questo è grazie ai fondi della Comunità Europea e del programma Erasmus, che non solo fa viaggiare le persone, ma dà anche la possibilità di realizzare dei programmi formativi e anche degli internship, soprattutto per persone che difficilmente riuscirebbero a trovare delle occasioni di lavoro e di ingresso nel mondo del lavoro senza dei finanziamenti. Acquisire fiducia in se stessi e nelle proprie capacità per essere pronti ad entrare nel mondo del lavoro. Questo è il fine più alto di Diversity at Work, il progetto finanziato da Erasmus Plus per supportare l'ingresso di ragazzi diversamente abili nel mondo del lavoro. Dando questa volontà di autonomia, cercando di svegliare in loro questa volontà di stare insieme, e io credo che questo sia al 100% una realizzazione concreta e magnifica. Un anno di impegno dal 1 ottobre 2023 al 30 settembre 2024, in cui sono stati portati avanti 10 tirocini formativi in Italia e 10 in Polonia. We were training 10 persons and from these 10 persons, 8 of them get a job after the interview. Abbiamo formato 10 persone e 8 di loro hanno già trovato un lavoro. Penso che troveranno lavoro anche le altre due, perché non sono state le aziende a non volerli assumere, ma il nostro impegno è convincerli a volere un lavoro. Quindi la cosa più importante è mantenere una mente aperta, non solo la loro, ma anche la nostra. Quattro i partner provenienti da 3 paesi europei, Italia, Spagna e Polonia, 2 fondazioni specializzate nell'inserimento lavorativo di persone con disabilità cognitiva, Fondazione Mona Lisa per l'Italia e Fundazia CEL per la Polonia, e 2 agenzie formative, Skill Up per l'Italia e Neo Talent Way per la Spagna. Quando le persone con disabilità sono entrate a lavorare, con il supporto dei tutor aziendali, ci siamo accorti dell'importanza di questo progetto. Per loro ha significato acquisire fiducia in se stessi e così sono stati spinti a fare qualcosa che loro stessi non pensavano di riuscire a fare. Questo è un progetto europeo che vede in Arezzo il suo baricentro, in Fondazione Mona Lisa il punto di sviluppo proprio di questa capacità di tenere insieme mondi diversi secondo un'idea però unica di comunità, cioè dove ognuno può mettere il proprio talento, quale che sia, a disposizione di tutti. L'idea è proprio quello di fare uno scambio di buone pratiche, di esperienze, di ciò che viene fatto ad Arezzo rispetto a ciò che viene fatto in Polonia e in Spagna. E questa quindi condivisione porta del valore aggiunto all'intero progetto. Sentivamo i ragazzi che volevano continuare, ecco, questo percorso si può proseguire? Sì, infatti l'intenzione è proprio di proseguire e l'idea è quella, parlando anche con le famiglie che hanno apprezzato il tempo che i loro figli hanno passato giustamente all'interno della Fondazione Mona Lisa piuttosto che la Fondazione Polacca, è di proseguire appunto nel tempo. Sì, perché ora vediamo che hanno acquisito fiducia in loro stessi e si sentono, diciamo, nella loro comfort zone, quindi il percorso di empowerment sicuramente può essere ancora più importante.